modo la ripercussione della crisi finanziaria potrà, secondo lei, incidere sull'economia marchigiana? Beh, sull'economia marchigiana certamente noi siamo inseriti nel campo nazionale, ma nel campo internazionale principalmente. L'economia marchigiana è un'economia manifatturiera e perciò ha bisogno di materie prime da importare e di mercati non solo nazionali ma internazionali per poter esportare i propri prodotti. E allora se nei mercati internazionali sono in flessione o in stagnazione per il fatto della crisi finanziaria che sta investendo un po' tutti i mercati, tutte le categorie di cittadini, certamente l'economia marchigiana non può non risentirne. È questo che ci deve spingere a fare un lavoro ancora migliore, insomma, in quello che è stato fatto in questi anni, perché effettivamente le Marche si sono trasformate. Abbiamo sentito l'esperienza di Nero Giardini, dell'azienda di Nero Giardini in questo momento. Le Marche si sono trasformate da produttori in conto terzi in produttori per marchi. Autonomi, personali, marchigiani che si stanno affermando nel mondo. Questa è la grande trasformazione che è avvenuta e questa trasformazione bisogna portarla avanti sempre di più, solo affermando i nostri brand nel mondo, nell'ambito certamente del grande cappello, vorrei dire ombrello del Made in Italy, noi possiamo dare slancio, ancora dare un futuro all'industria marchigiana. Secondo lei, nonostante questo periodo di crisi, l'internazionalizzazione è ancora perseguibile? Ma guardi, l'internazionalizzazione è fondamentale, qui bisogna andare retta. L'internazionalizzazione è tutto. Certamente l'internazionalizzazione, la prima è commerciale. E poi dopo, certo, quando si arriva in certi mercati, quando ci si afferma in certi mercati, non è detto che si possa continuare a produrre tutto in Italia. Bisogna anche mantenere gli stabilimenti e certamente le produzioni. Il centro proprio creativo, il centro decisionale in Italia, ma anche delocalizzare certe produzioni per evitare anche i costi di trasporto, di dogana, costi enormi che incidono poi sul prezzo di vendita. Sa? Poi bisogna vedere prodotto e prodotto, esportare magari un paio di scarpe dall'Italia, non so, in Russia, è magari abbastanza facile perché è un piccolo pezzo e ha un valore importante. Esportare un grosso frigorifero che vale molto meno di un paio di scarpe ha dei costi di trasporto molto più alti e che incidono poi sul prezzo di vendita e ti mettono fuori mercato se non c'hai una localizzazione proprio nel paese di vendita. Sa, la situazione evolve e bisogna sapersi adeguare ai tempi e ai modi di poter condurre un'impresa. Ha citato due volte i giovani durante la conferenza. Quale può essere il ruolo dei giovani nel futuro dell'economia, magari collegandolo anche al ruolo assunto dall'università? Tutto deve essere, tutto dipende dai giovani. Cosa vuol che quando... noi abbiamo dato nel passato, quando eravamo giovani. Io ho cominciato a lavorare 53 anni fa, non è, ho dato quello che potevo. Oggi è mio figlio che porta avanti l'azienda. Certamente bisogna avere dei giovani e anche dei giovani preparati. Una volta si poteva anche partire da una preparazione approssimativa o sviluppare solo la propria iniziativa, il proprio ingegno. Oggi no, la situazione è diversa, bisogna avere anche una conoscenza del mondo, una conoscenza delle lingue, una conoscenza delle attitudini diverse, avere una cultura che possa essere, insomma, che possa permettere di essere un uomo internazionale ad ogni livello. Questo perciò la preparazione dei giovani è fondamentale, è questo che io sempre dico ai giovani: guardate che la meritocrazia tanto si andrà sempre più affermando, perciò bisogna che cercate di
prepararvi bene e sviluppare tutte le vostre attitudini nella direzione che riterete più opportuno, più valida per voi stessi e per la vostra famiglia. Un'ultima domanda sulla crisi dell'Antonio Merloni. Secondo lei si può parlare di... è un caso a parte la crisi di Antonio Merloni, si può parlare di crisi di un intero distretto, secondo lei? No, non è la crisi di un distretto, è la crisi di un'azienda. L'azienda di mio fratello, che sono molto angosciato, proprio è un'angoscia che si trascina oramai da molti mesi. Certamente è una crisi di non aver colto il cambiamento dei tempi. Ecco, indubbiamente poi anche la mancanza dell'inserimento di giovani a suo tempo.